questa edizione di Salute Società, dedicata al congresso EADV di Madrid, parleremo di psoriasi lieve moderata, cosa sono le piccole molecole, come gestire il prurito, i farmaci anti-interleuchina 23. Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Madrid per il congresso europeo di dermatologia e venerologia EADV. Parliamo di psoriasi, una malattia con un forte impatto altamente invalidante sulla qualità della vita delle persone che ne soffrono. La psoriasi può interessare determinate regioni come per esempio il cuoio capelluto oppure la zona ungueale o anche il volto o la regione genitale oppure le regioni palmo-plantari, e queste zone sono interessate anche abbastanza frequentemente, per esempio se pensiamo al cuoio capelluto oppure alle unghie, che sono una manifestazione abbastanza frequente di psoriasi. Sono zone in genere notoriamente più resistenti alla terapia perché di solito c'è una perché sono meno raggiunte dai diversi farmaci o per esempio anche dall'esposizione solare. Tante volte sono anche zone che, su cui diversi farmaci, almeno voglio dire farmaci che avevamo a disposizione fino ad alcuni anni fa, quindi i cosiddetti farmaci convenzionali, hanno una limitata efficacia, e sono zone anche che spesso forse noi non eravamo abituati a controllare precedentemente, proprio perché o difficilmente accessibili, quindi alla visita clinica, quindi di solito è proprio su richiesta che il paziente ce li fa vedere, e noi spesso ci interrogavamo il paziente un po' più difficilmente, proprio perché non eravamo abituati a delle percentuali di remissioni in queste aree. I farmaci tradizionali sono farmaci che hanno sempre dimostrato, insomma, al di là per esempio dei retinoidi sulle forme palmoplantari, hanno sempre dimostrato una scarsa efficacia. Al contrario, sia con i nuovi farmaci biologici che con la small molecule che abbiamo in commercio in questo momento con la Premilast, i diversi studi e diciamo anche la real life dimostrano l'efficacia di queste molecole. In realtà il problema spesso si pone non tanto per il paziente, un po' come lei diceva precedentemente, non tanto per il paziente che ha una psoriasi severa, quindi un esteso interessamento della superficie corporea con interessamento anche delle zone difficili, ma si pone invece per il paziente che presenta talvolta un esclusivo interessamento delle zone difficili, che spesso in realtà proprio per l'esigua gravità del PASI, ma d'altro canto per il notevole impatto sulla qualità di vita, necessita di essere trattato, e spesso casomai la terapia biologica non è proprio la sua indicazione. Le small molecule sono una categoria di farmaci innovativi che abbiamo a disposizione da alcuni anni per trattare i nostri pazienti affetti da psoriasi. Sono delle categorie di farmaci che in realtà non sono in competizione con i farmaci biologici, ma agiscono tramite meccanismi diversi. Proprio nel loro nome è insita la loro caratteristica: hanno un peso molecolare molto piccolo che permette a queste molecole di poter entrare all'interno delle cellule, quindi nelle cellule infiammatorie in questo caso, e quindi determinare tramite i processi di alterazioni, diciamo così, biochimiche e di messaggeri intracellulari, modificare appunto quelle che sono le risposte all'infiammazione. È un meccanismo diverso dai farmaci biologici perché è un meccanismo che agisce a monte del processo. I farmaci biologici, buona parte, hanno come target le interleuchine, che sono il prodotto finale di questo meccanismo di trasduzione del segnale cellulare, a cui a monte appunto agiscono le nostre small molecule. In Italia il capostipite di queste piccole molecole è stato la Premilast, e la Premilast che agisce tramite un meccanismo di azione, di inibizione di una fosfodiesterasi specifica, un meccanismo molto selettivo, la fosfodiesterasi 4. Tramite il blocco di questo secondo messaggero si ha un'alterazione del segnale che porta poi alla produzione delle citochine responsabili dell'infiammazione nell'ambito della psoriasi. Presto arriveranno nuovi farmaci come i JAK inhibitor, che sono small molecule che andranno a inibire una categoria di proteine chiamate JAK inibitori, e anche questo bloccherà un meccanismo di trasduzione intracellulare del segnale che porterà al blocco della sintesi di quelle citochine infiammatorie responsabili dei sintomi, delle manifestazioni cliniche della psoriasi. L'utilizzo nella nostra pratica clinica sicuramente ha portato un cambiamento
nella gestione terapeutica per i nostri pazienti. Ci sono dei pazienti che per motivi clinici, vedi problemi legati a tumori recenti, a malattie metaboliche intercorrenti, non possono usare i farmaci biologici e hanno già magari fallito l'utilizzo dei farmaci sistemici tradizionali, o anche lì i pazienti hanno delle controindicazioni ai farmaci sistemici tradizionali, quindi dismetabolismi epatici, problemi di insufficienza renale, ipertensione. Queste molecole innovative si collocano perfettamente in questo ambito e hanno portato ovviamente a un radicale cambiamento nel trattamento di questi pazienti che per un motivo o per l'altro non possono afferire o ai trattamenti sistemici tradizionali o ai trattamenti biologici. Noi cerchiamo di classificare la gravità della malattia per capire come intervenire. Parliamo di un paziente lieve, vuol dire un paziente che ha una piccola superficie corporea interessata, che non è coinvolto in sedi molto significative. Queste sedi sono soprattutto il cuoio capelluto, la regione palmoplantare, la zona genitale e le zone visibili come le mani e il volto, perché queste zone meritano già di classificare il paziente con una severità che va da medio grave, moderato a severo. Quindi per la lieve parliamo solo di piccole zone limitate del corpo in assenza di artrite psoriasica. Per un paziente affetto da psoriasi abbiamo ovviamente il fatto di vedersi la malattia, ma quello che più li va a coinvolgere la qualità della vita è il prurito. Prurito che coinvolge tanto il ciclo del sonno come è anche un problema nella vita quotidiana. E questo riguarda in particolare le small molecules, in particolare apremilast, ha un grosso ruolo sul prurito ed è uno dei primi sintomi che in questi pazienti scompare quando iniziano la terapia. Noi facciamo una cosa abbastanza semplice durante la visita clinica, che è chiederle a un paziente da 0 a 10 la sua percezione del livello di prurito che ha, e in più noi quando valutiamo clinicamente il paziente vediamo anche tutti i segni di grattamento che il paziente poi presenta. C'è una fetta di pazienti, un circa un 20%, che non ha prurito e per il restante 80% il prurito può variare da molto severo, avere un grossissimo impatto sulla qualità della vita in circa un terzo dei pazienti, a un prurito più controllabile. Però anche il prurito persistente ha un grosso effetto a lungo andare sull'atteggiamento delle persone, quindi il controllo del prurito nella psoriasi diventa fondamentale, perché alcuni pazienti, se controllano il prurito, riescono anche ad accettare di avere qualche lesione visibile di psoriasi. La psoriasi costituisce di per sé una patologia a maggior rischio infettivo e questo è dovuto sia al meccanismo patogenetico comune alla psoriasi, ma anche a molte comorbidità della psoriasi. E il carico della terapia nel corso del tempo, essendo questa una malattia cronica e progressiva, che quindi ha necessitato per anni di terapie sistemiche, parliamo ovviamente di quadri di psoriasi importanti, quadri di psoriasi severa, sono quindi pazienti che sono stati sottoposti ad immunosoppressori. Immunosoppressori i quali, come dire, modificano quello che è il profilo immunologico del paziente. Ovviamente anche alcune terapie biologiche, in primis abbiamo visto gli anti-TNF-alfa nel corso del tempo, necessitavano di fare un profilo del paziente prima di sottoporlo a terapia con anti-TNF-alfa, perché era importante verificare lo stato infettivologico del paziente. E questo si è continuato a fare, a mantenere nel corso del tempo, anche per molecole più innovative che comunque possono ulteriormente aggravare o modificare quello che è il rischio infettivologico del paziente affetto da psoriasi grave. A sopperire, diciamo, a questa fascia, classe, sottoclasse di molecole, ci sono delle molecole alternative, come per esempio le piccole molecole che, trovando indicazione in quadri clinici ben precisi di psoriasi,
la cosiddetta serie difficile della psoriasi, trova indicazione anche in tutti i pazienti affetti da psoriasi, in quanto riducono il rischio infettivologico legate a terapie biologiche di altro tipo, essendo questa una piccola molecola, non passando quindi attraverso la modificazione di un pathway o inibire, diciamo, un anello di quello che è il pathway patogenetico della psoriasi. L'antiinterleuchina 23, nell'ambito di quello che sono gli anticorpi monoclonali per la terapia della psoriasi, risulta essere senz'altro una terapia estremamente innovativa, in quanto va a bloccare a monte ma anche a valle quello che è il meccanismo patogenetico della psoriasi, perché va a spengere dei meccanismi molto precoci di attivazione della malattia. Accanto a questo si aggiunge l'alto profilo di efficacia e di sicurezza. Tutti i trials clinici che sono stati fino ad oggi effettuati mostrano come l'efficacia di questa molecola sia assimilabile a quello che è il suo profilo di sicurezza, in quanto non si sono presentati eventi avversi infettivi significativi o comunque tali da dover interrompere il trattamento. Certamente sarebbe auspicabile poterla fare a tutti i pazienti, perché il clinico vorrebbe sempre dare al paziente la scelta terapeutica migliore, più efficace e più sicura. Noi però dobbiamo fare i conti anche con una normativa che ci fa riflettere e ci fa scegliere anche in base a quello che è il costo di un farmaco. Quindi nella mia regione è senz'altro una molecola che io non posso dare come prima scelta terapeutica, ma senz'altro, potendo scegliere, ovviamente sarebbe il farmaco che probabilmente sceglierei per quei pazienti affetti da psoriasi moderata severa. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, hasta la vista!